Tu sei la sicurezza di te stesso e dei tuoi asset, quindi sei obbligato a formarti, altrimenti purtroppo dopo ne pagherai le spese. Prima o poi, perché ti attaccano è sicuro, ma prima o poi rischi anche proprio che tu perdi i fondi perché gli attacchi vanno a buon fine. Ciao a tutti e ben ritrovati su Checkpoint Bitcoin. Si può fare autocustodia in maniera sicura senza usare degli hardware wallet? Ne ho parlato con Davide Baraldi, esperto di cybersecurity e di crittografia, che da tanti anni aiuta Bitcoiner a mettere in sicurezza i propri asset senza utilizzare gli hardware wallet. Con Davide abbiamo discusso del perché questi dispositivi possono essere una vulnerabilità nella catena di autocustodia, come fare autocustodia senza usare hardware wallet e quali sono alcune best practices per mettere al sicuro i propri asset. Io sono Fabio, autore del progetto Checkpoint Bitcoin, un progetto divulgativo focalizzato interamente su Bitcoin, quindi se vi interessano questo genere di contenuti iscrivetevi al canale. Con questo è quanto, buona intervista. Ciao Davide, benvenuto su Checkpoint Bitcoin. Ciao Fabio, grazie dell'invito. Davide, che piacere averti qua, un esperto di cyber security. Credo che uscirà una bella chiacchierata tra di noi. Io ti ho invitato per parlare oggi di autocustodia senza hardware wallet, quindi usciamo un po' dalle best practices che si sentono su Bitcoin, ma prima di addentrarci in tutto questo, magari ti presenti, ci spieghi un po' chi sei. Perché dovremmo ascoltarti? Allora, mi dovete ascoltare se non avete niente di meglio da fare, ma detto questo, io sono Davide Baraldi, CEO di Fitto, che mi occupo di cyber security. Nasco come smanettone ai raduni hacker, poi mi sono arruolato nell'esercito, ero ai nuclei di elaborazione dati, poi guardia di finanza, dopodiché mi sono congedato, ho fondato Fitto, che vedete in fondo, che è la mia azienda di cyber security, dove mi occupo di difendere aziende private da gli attacchi informatici di qualsiasi voglia natura e genere. E questa, diciamo, è un'introduzione veloce, ma se vuoi farmi qualche domanda più mirata, approfondiamo. Allora, la leggenda dice, allora io so che tu hai lavorato con l'esercito e con la Guardia di Finanza, non con l'Agenzia delle Entrate per ora, No, no. però la leggenda dice che c'è un computer crittato in una procura e questo computer non si è riuscito a decrittarlo, questo computer l'hai crittato tu, è corretto? Sì, è corretto. Allora, diamo un po' di luce a questa leggenda. Praticamente una decina d'anni fa sono stati rubati da loro, loro dicono sequestro, ma sono furti, i miei device crittografati, tra cui computer, dischi esterni e anche telefoni. E ci volevano entrare, insomma, mi hanno detto collabora perché tanto noi ci entriamo comunque. Io non ho collaborato, non ci sono entrati, hanno... Poi li hanno mandati alla postale di Milano, che ha provato a bucarli, dopo che non ci sono riusciti. Non essendoci riusciti neanche loro, hanno chiamato gli analisti forensi, quindi diciamo gli hacker che si iscrivono ai tribunali, che lavorano per le varie procure per bucarli. Neanche loro ci sono riusciti e tuttora i miei device sono là. Quindi è una decina di anni che ce li hanno, non hanno violato né il telefono, né il notebook, né le chiavette e gli hard disk esterni, quindi Quindi da la niente mi sono detto. leggenda non è poi tanto una leggenda, è quello che è, cioè, la realtà dei fatti. Sì, ho È vero, è sviluppato vero. un'implementazione crittografica che se ha resistito allo Stato vuol dire che è valida. Allora, diciamo che le credenziali per parlare di crittografia e tutto ciò che sono chiavi digitali e compagnia bella ce le hai, visto che poi l'autocustodia di Bitcoin si basa sul conservare delle chiavi digitali in maniera sicura. Possiamo parlarne. Qui io direi di introdurci nell'argomento e parlare di autocustodia senza hardware wallet. Autocustodia, in questo caso, noi ci diciamo parliamo di Bitcoin, ma poi alla fine questi concetti sono validi per qualsiasi criptovaluta, perché poi i principi di fondo sono gli stessi. Quindi io ti chiederei di spiegarci innanzitutto. Te cosa intendi con autocustodia senza hardware wallet? Perché se io scarico un wallet sul mio smartphone, sto facendo autocustodia senza hardware wallet, ma immagino che non sia quello che intendi tu. Allora, beh, in realtà potrebbe anche esserlo, ma faccio un passo indietro perché
tutte le narrative su qualunque gruppo Bitcoin italiano piuttosto che qualunque speech dicono compratevi l'hardware wallet e usatelo, che di per sé il consiglio è corretto, perché comunque si ha a che fare con un target che ha zero conoscenza dell'informatica o nella migliore delle ipotesi ha una conoscenza intermedia, e l'hardware wallet ti toglie da tanti problemi. Quindi faccio questa premessa per dire usate sistemi Microsoft o della mela morsicata, l'hardware wallet vi protegge un bel po' e vi toglie da rischi di malware e quant'altro. E quindi l'utente base o intermedio lo deve usare, secondo me. Detto questo... Ok, quindi tu non hai una posizione netta di hardware wallet mai, ma tu dici se uno non ha delle competenze particolari, l'hardware wallet è molto utile, fa bene il suo lavoro, però magari a un certo punto uno deve scalare e passare a qualcos'altro. Questo è quello che sto capendo io. Esatto, e tendenzialmente dipende anche da cosa deve proteggere. Quindi se parliamo di Bitcoin, lo butto sul valutare quanto hai da proteggere in equivalenza in euro, piuttosto che se hai, restiamo su Bitcoin, diciamo, è il valore che dà questa scelta, mi spiego meglio. Come dicevo prima, se sei un utente basico intermedio e hai pochi fondi, puoi buttare via 100 euro per un approccio cinese che ti protegge molto bene dalla maggior parte degli attacchi. Ma se sei un bitcoiner della prima ora o comunque hai cose importanti, un valore molto grande da proteggere, l'hardware wallet è, e ti do la mia definizione di hardware wallet, è una vulnerabilità nella catena di custodia. Quindi dico perché? Perché una vulnerabilità della catena di custodia? Esatto. Allora aspetta, perché magari ti interrompo un attimo, perché magari non tutti hanno chiaro cosa fa l'hardware wallet, quindi provo velocemente a riassumerlo. L'hardware wallet, qui intendiamo uno specifico dispositivo che genera e custodisce al suo interno le chiavi private, ok? Quindi le chiavi private che permettono di muovere gli asset digitali non sono custodite in un dispositivo che uno usa promiscuamente, no? Per andare sui social, per navigare su internet, fare qualsiasi altra cosa, ma le chiavi private, che sono quel dato fondamentale per muovere dei bitcoin o degli altri asset, vengono custodite in questo specifico dispositivo, ok? E la funzione appunto è isolare le chiavi dal dispositivo promiscuo, quindi un computer normale come quello che sto usando io adesso per questa intervista. Questa mi sembra una definizione di hardware wallet abbastanza precisa, però tu dici c'è è una vulnerabilità nella catena di custodia. Io ti chiedo perché? Cioè se io ho le chiavi nel dispositivo privato e non metto queste chiavi che poi vengono convertite in seed, non le metto online, non le metto da nessuna parte, le custodisco sempre offline, perché ho una vulnerabilità? Perché è un approccio cinese da 100 euro che ha dei chip ovviamente proprietari, anche se alcuni hanno Secure Element che resiste agli attacchi critici, è comunque, tranne rari casi, tutto firmware, quindi software codice chiuso, a parte mi sembra il Threadripper e forse il Coldcat, ma anche lì ci sono state delle vulnerabilità importanti perché gli sviluppatori hanno pensato a farlo funzionare bene ma non in sicurezza, quindi il Threadripper è stato hackerato, ha buttato fuori la mnemonica e anche il PIN che erano in RAM durante un processo, erano in chiaro, quindi non era sicuro, ma soprattutto se prendiamo il Ledger, a parte che è codice chiuso, quindi domani il dipendente scontento può modificare il firmware, fate l'aggiornamento che butta fuori le mnemoniche o chiavi private, l'azienda un domani può fare un aggiornamento e può far sì che sui loro server vadano la vostra mnemonica, le vostre chiavi, possono spostare tutto, quindi per due motivi, riassumendo, uno che la maggior parte sono codice chiuso e quindi sono matematicamente insicuri, perché non sai cosa fa quel software. E due, anche quelli sviluppati open source sono stati sviluppati appunto per la funzionalità e non hanno avuto un'ottica di sicurezza se non dopo gli hack. Quindi è un approccio completamente sbagliato a livello aziendale. Per me un'azienda così, oltre che dovrebbe chiudere, non è assolutamente consigliabile. Adesso ne sono usciti anche qualche modello nuovo di altre aziende che però non ho avuto modo di studiare, di testare ancora, però tutti gli hardware wallet che ho usato sono vulnerabilità nella catena di custodia perché è codice chiuso o comunque sono stati, il software è stato scritto male e non con un approccio
di DevSec, cioè di sviluppo sicuro. Io ho delle visioni contrastanti, però io non sono un esperto di cyber security e soprattutto io sono l'utente medio. Concordo con te che ovviamente ci sono dei wallet che hanno codice chiuso e che in quel caso, come dire, ti affidi a un'azienda. Se poi ti vuoi fidare di quell'azienda per l'1% del tuo patrimonio, per il 10%, per il 100% è una scelta tua, però sarebbero preferibili in generale i wallet open source. E lì comunque è vero, cioè nel momento in cui tu ti affidi ad un'azienda o anche che ha codice aperto, se non ti riesci a verificare tu il tuo codice, in qualche modo ti stai affidando, c'è poco da fare. Però è il motivo per cui devi preferire, anzi secondo me è il motivo per cui bisogna preferire degli hardware wallet, anzi dei wallet in generale che siano ampiamente riconosciuti, noti, utilizzati e testati, per dire, no? Ok, adesso poniamo il caso che io sono perfettamente d'accordo con te, ti dico ok, gli hardware wallet sono da evitare se uno vuole fare una cosa più sicura e su cui ha più controllo. Allora ti chiedo, come l'ha imposta l'autocustodia? Perché se non voglio usare gli hardware wallet, che cosa userò per fare autocustodia? Allora, come dicevo prima, a livelli elevati passa tutto da software open source e kernel Linux, quindi macchine Linux cifrate con determinati algoritmi che utilizzano altri algoritmi di hash specifici, che sono decine di algoritmi sia per cifrare blocchi che a flusso, nonché di hash, sono davvero tanti, e l'implementazione deve essere corretta. Detto questo, poi vanno installate delle difese perimetrali sulla macchina, dal firewall al blocco di scripting e soprattutto alla formazione dell'utente, e questo, diciamo, trinomio, se lo vogliamo chiamare così, è la ricetta per detenere fondi importanti in sicurezza senza dover passare dagli hardware wallet. Tendenzialmente a grandi linee questo è quanto, però la formazione è obbligatoria. Oh, ragazzi, a proposito di formazione, vi suggerisco di prendere una copia del manuale che ho pubblicato giusto qualche settimana fa. È un manuale interamente dedicato all'autocustodia e alla privacy su Bitcoin. Si parte dalle basi per arrivare fino alle strategie più avanzate. Se vi interessa prendere una copia, vi lascio il link in descrizione. Non solo vi imparate un sacco di cose, ma in più supportate lo sforzo divulgativo di questo canale. Torniamo all'intervista. Rendiamolo un pochino più approcciabile. Quindi tu dici, ti serve un dispositivo che intanto non usi né Microsoft, né Windows, esatto, né bravo. Apple. Giusto? Questi due sono banditi, sono bannati dall'autocustodia. Assolutamente. Okay. In più, farei un passo indietro, anche l'hardware. Ci sono alcuni hardware che sono più sicuri di altri, alcune marche, e dopo lì si entra nel tecnico a livello di BIOS e UEFI, che sono sviluppati in certi modi piuttosto che in altri modi. Quindi, avendone passate quasi tutte le marche in commercio, so dirti è meglio andare su questo piuttosto che su quello. È ovvio che l'hardware resta sempre il hardware a codice chiuso, però si va a limitare la superficie d'attacco. Detto questo, poi si passa al sistema operativo, si passa a delle implementazioni crittografiche, quindi cifrature, e dei sistemi difensivi, e l'ultima cosa, ma non meno importante, è la formazione dell'utente. Quando io consegno il mio computer, ti obbligo a fare formazione, se no non ti do il computer, per esempio. Quanto è importante. Ok. Quindi ci abbiamo l'hardware, che devono essere degli specifici hardware, o comunque ci sono hardware che sono migliori, per quanto lì sempre un po' di codice chiuso è inevitabile. È inevitabile, purtroppo. Poi abbiamo la parte software, dove invece si ha più flessibilità, perché tu suggerisci Linux, quindi uno riesce ad avere tutto sotto controllo, e lì con Linux deve poi implementare delle specifiche funzionalità, no? Cioè deve implementarlo, sto software, in un modo specifico, quindi non basta che io domani mi prendo la guida su YouTube e mi vado a mettere la macchina su Linux, ci vuole anche l'implementazione fatta in un certo modo. Esatto, questo è fondamentale. Altrimenti, se ti prendono il computer, te lo aprono, anche se hai Linux. Diciamo che l'installazione standard non è sufficiente, ecco, ha un livello di protezione estremo. Ok, quindi abbiamo hardware di un certo tipo, implementazione fatta come si deve, quindi lì, se uno se la fa da solo, ci sono più rischi, altrimenti si deve affidare a una terza parte, a un esperto. Sì, che comunque serve fiducia, perché te lo faccio io, ma tu ti devi comunque fidare di me. È vero che essendo open source tu puoi fare il reverse engineering, cioè quindi puoi guardare quello che io ho fatto, se hai le competenze. Se non le hai, ti devi comunque fidare di me. Questo è
verificabile, purtroppo, o per dipende dai punti di vista. Sì. Però è verificabile quello che gli faccio, il succo è questo. Ok, esatto. E poi a quel punto la formazione. Sì, vabbè, l'implementazione di tutte quelle che sono le difese oltre che del sistema operativo e la formazione che è fondamentale. Quindi tu con formazione intendi dire che a uno gli spieghi come dovrebbe usare la macchina, il dispositivo per... Come dovrebbe usare il computer, come dovrebbe usare Linux e cosa fare e cosa non fare in determinati casi. E dopo qui sono cose anche un po', come posso dire, delicate, nel senso succede che situazioni al limite ti spiego cosa fare, anche se te lo portano via, insomma tu puoi dormire tranquillo. Ecco. Quindi, ok, allora di formazione magari ne parliamo un po' più avanti, perché magari ci dai delle pillole, ci dai qualche indicazione, perché poi la formazione di solito va bene in tutti i casi, no? Cioè possono essere cose generalistiche che vanno bene sempre, tipo non cliccare sui link che non dovresti. Esatto. Però bravo. ne parliamo più avanti. E a proposito quindi di questa cosa qua, ti vorrei chiedere se tu hai qualche storia particolare di truffe o di attentate truffe o di attacchi che in qualche modo sono fuori dall'ordinario, cioè non la classica mail di phishing, ma c'è qualcosa che invece è più sofisticato che ti viene in mente? Sì, ci puoi raccontare ovviamente, con tutto il rispetto per la privacy. Ne ho seguita più di una, perché comunque quando succedono queste cose vengono da me, sono anche consulente di un club che non so se si può dire, ma insomma, quindi seguo. Si può dire, anche perché io sono in quel club e lo raccomando a tutti. Club è Terra Bitcoin, chi non lo conosce magari metto un link in descrizione, ma per farla breve è un club per massimalisti della libertà. Chi vuole capire cos'è, metterò il link e si fa le ricerche. Esatto, però Davide è uno degli amministratori dei gruppi tematici che ci sono su Telegram, e uno dei gruppi tematici è la cybersicurezza. Ok? Esatto. Quindi diciamo che è a contatto con questa tematica anche tramite questo gruppo, no? Assolutamente, infatti quando ci sono necessità, dubbi o cose, i soci si rivolgono a me, dove possono avere una consulenza, come sulla truffa che ti racconterò, anche gratuita, nel senso che analizzo dei file particolari o situazioni particolari, fa parte diciamo di quello che tu hai quando ti iscrivi al club, a livello basico, e te ne posso raccontare un paio, senza entrare troppo nei dettagli per non divulgare troppe cose. Una delle ultime che ho seguito era uno di questi soci che è molto bravo, molto skillato nel mondo non solo del Bitcoin ma anche DeFi, quindi stava facendo dei colloqui di lavoro con queste aziende. E dopo il primo, dopo il secondo, gli hanno fatto scaricare un wallet e uno strumento di videochiamate che utilizzava l'azienda per proseguire nell'iper selettivo, ma dentro questo file c'era un clipper e uno stealer. Quindi cosa succedeva? Che il socio innanzitutto è stato bravissimo, perché a forza di stressare i soci nella chat di cyber security, di dargli tutti i tips, non cliccate quello, se vi mandano quello fate così, scrivete, fate, ha alzato subito diciamo le tenne, mi ha mandato il file, mi ha chiamato se poteva disturbarmi, mi ha dato il file prima di installarlo su quel computer dove lui tra l'altro utilizza gli asset crittografici, l'ho analizzato e a post installazione veniva installato questo clipper, questo stealer. Il clipper è quel virus informatico, chiamiamolo così, un malware, che ti sostituisce gli address quando sposti asset crittografici. Quindi se tu vuoi spostare i tuoi bitcoin in indirizzo, nel momento in cui tu fai copia e incolla, questo malware ti sostituiva il tuo indirizzo con l'indirizzo del criminale e avresti mandato i fondi lui se non controllavi. E qui apro una parentesi, questa cosa funziona anche sugli hardware wallet, quindi devi controllare sempre se hai l'hardware wallet anche lì l'indirizzo. Qui c'è poca protezione, quindi o controlli l'hardware wallet se ce l'hai, o ricontrolli 10 volte il tuo indirizzo se non sei protetto da hardware wallet. Però questa problematica su sistemi Linux viene mitigata. Questo socio aveva un Mac, quindi hanno sviluppato queste cose per i Mac. In più, se non erro, c'era anche uno stealer, che sono sempre quei virus che ti registrano quello che tu batti sulla tastiera, quindi password piuttosto che altre cose.
è stata una truffa un po' articolata, probabilmente era stato preso di mira o forse c'era una campagna mirata ai cripto detentori, perché non erano solo Bitcoin questi, quindi hanno fatto un mucchio sapendo che avevano sicuramente da attingere su valori importanti se fossero andati in porto, perché detenevi una piccola frazione di Bitcoin, la detieni se vuoi essere in quel mondo. Questa grande linea è stata la truffa che è stata messa in essere. La cosa interessante è che nessun antivirus lo rilevava, quindi qualunque antivirus tu avessi avuto su non lo rilevava. Come faccio ad essere così sicuro? Perché mi occupo di threat hunting, quindi ricerco i virus sconosciuti che gli antivirus non ricercano, cioè che non riescono a dirti che è un virus. Ci sono dei portali apposta dove tu carichi questi esemplari e ti dicono dei 70 antivirus circa che esistono, quanti lo rilevano, e la rilevazione era di 0 su 68, 0 su 69, adesso non ricordo. Quindi era un malware appena uscito, quindi terribile, non rilevabile. E diciamo che il plus di questo socio è stato che la formazione gli è servita e ha fatto sì che non cadesse in uno scam anche importante. Sì, perché poi al di là della tecnologia, il fattore poi critico è sempre il fattore umano, no? Cioè lì che per qua uno può mettere in mezzo tutta la crittografia e gli strumenti più potenti, sicuri e sofisticati, ma se poi si fanno degli errori legati, sai, anche a volte alla frettolosità, all'emozione, o no? Esatto. Lì le macchine fanno poco, lì è il motivo per cui la formazione è essenziale, al di là del dispositivo. Esatto. Ma se questa cosa fosse capitata su una mia macchina con Linux, e per il malware fosse stato creato per Linux, se il socio o la persona lo installava, neanche le mie macchine ti possono proteggere da quello. Nel momento in cui c'è una tua azione che autorizzi un software sul computer, lì non c'è più nessuno che ti salva. È come in DeFi quando interagisci con i contratti malevoli. Nel momento in cui tu autorizzi, lì non c'è nessuna protezione. Sei tu la protezione di te stesso. Esatto, dopo che hai dato l'autorizzazione a effettuare una transazione, non si torna più indietro, non c'è... Sorry for your loss, come dicono. Esatto. No? Questo è il bello e il brutto della blockchain, insomma, soprattutto di Bitcoin. Una volta che la transazione è andata, è incensurabile, incongelabile, ed è per questo che io amo Bitcoin. Quindi questo, diciamo che è stato un attacco un pochino, come dire, molto sofisticato, perché poi sai, c'è il colloquio, l'altro colloquio, uno comincia anche ad avere fiducia, c'è anche un aspetto di social engineering, no? Esattamente. Che non è una truffa, come dire, un attacco di massa, la classica mail di phishing, la mandano a 100.000 persone e chissà quanti abboccano. Questa era targetizzata. Esattamente, su appunto cripto detentori, non solo Bitcoin, perché sapevano che lì c'era dei fondi da drenare. Cosa, secondo te, quali sono quei comportamenti che hanno, come dire, attirato l'attenzione? Qualcosa di voler fare più colloqui su una piattaforma diversa, fargli scaricare questa applicazione che lui non conosceva, che era un wallet sconosciuto a lui, e diciamo questi due o tre campanelli ci sono accesi, e ha fatto sì che mi sia arrivato un messaggio, anche perché io dico sempre ai soci o comunque alle persone: scrivetemi, non mi disturbate mai e non vi faccio pagare nulla, ma scrivetemi che magari risolviamo 1, 10, 20 K, riusciamo a salvarlo. Quindi prima di fare cose, appena riesco ovviamente vi rispondo, e tutte queste cose insieme hanno fatto sì che questa persona non cadesse in questa truffa. Ok, chiaro. E secondo te ci sono dei... cioè, questo socio, no? Per essere stato preso di mira, ha fatto qualcosa? O... cioè, ci sono dei comportamenti che secondo te attirano più di altri l'attenzione? Perché se uno deve fare un attacco mirato, io immagino che comunque un po'... non dico che se le va a cercare, però in qualche modo attira l'attenzione nel modo sbagliato, no? Non lo so. Dimmi tu. No, secondo me no, perché lui stava cercando un lavoro nelle criptovalute a livello generale, quindi non solo Bitcoin. Quindi... questa azienda si è messa in un segmento dove sa che gli arrivano le richieste, e quindi diciamo che sono stati bravi loro. Ecco, non ho visto comportamenti errati da parte di questa persona. E anzi, ti dico un'altra cosa, proteggo anche altri soggetti, tra cui alcuni youtuber, in una collaborazione con uno di questi gli avevano mandato un video della collaborazione che volevano fare,
c'era un Trojan dentro questo video, un attacco super sofisticato anche questo, ancora più mirato, perché sapevano che quella persona aveva importi importanti, e quindi è stato un attacco ancora più mirato, più difficile da rilevare, perché il malware l'ho rilevato dopo che è stato eseguito in alcune macchine virtuali, insomma ci ho messo un po' per capire chi era software malevolo, però anche qui l'errore dove è stato da parte di questa azienda, che non c'era uno storico online, quindi questo youtuber si è sospettito, mi ha contattato, e poi abbiamo capito che era un malware ed è stato salvato anche da questa cosa. Quindi gli attacchi mirati ci sono e ci saranno sempre, ma a maggior ragione se sei una persona esposta, quindi persona che è esposta a livello proprio nel mondo Bitcoin, che parla, che fa video, piuttosto che sanno che detiene i fondi per altri motivi, devi sempre stare, devi prestare più attenzione, perché sei un soggetto attenzionato, come lo chiamiamo. Ok, chiaro. Qui si torna sempre allo stesso concetto, no? Che uno nel mondo Bitcoin pensa sempre al gain, anzi nel mondo cripto pensa sempre al gain, però quel gain in questo specifico settore può sparire da un momento all'altro, proprio per la natura della tipologia di asset. La formazione qui diventa fondamentale. Sebbene magari uno non è abituato a dire devo formarmi per investire in questo in generale, no? O magari devo formarmi per capire come funziona il mercato, ma qui non solo devi formarti per il mercato se ti interessa, ma devi anche formarti per tutelare i tuoi asset, perché comunque se i tuoi asset non li tuteli tu, qui li sta tutelando qualcun altro, e anche lì ci sono delle fragilità, quindi non c'è via di scampo. Purtroppo con Bitcoin ti devi pigliare le tue responsabilità. Esatto, infatti tu hai detto una cosa verissima. Tanta gente pensa solo al gain, non pensa a proteggere l'investimento che fa. E qui siamo già a un altro livello, cioè io amo Bitcoin perché la libertà è incensurabile, inconfiscabile, nessuno può bloccare le transazioni, eccetera. Però la maggior parte delle persone pensano al gain, cioè pensano solo all'aspetto speculativo e al gain. Non pensano che prima devono proteggere l'investimento, no, mi interessa solo fare soldi. In questo caso sarò cinico, ma a volte ti sta bene. Se il tuo intento è fare solo gain e non capire in che mondo vivi, in che contesto vivi, non dico che insomma poco che ti sta bene, però te la vai a cercare, insomma. Oh ragazzi, a proposito di Bitcoin, non so se avete notato questo QR code che di tanto in tanto metto nelle interviste. Se lo scannerizzate con un wallet Lightning potete mandarmi una donazione che io apprezzerò vivamente, perché è anche un modo di supportare questo canale. Quindi scannerizzatelo con un wallet Lightning e usiamo Bitcoin in maniera innovativa. Supponiamo che se uno viene da te e ti dice guarda, vorrei fare una macchina per proteggere i miei asset. Immaginiamo uno scenario in cui c'è uno che è ragionevolmente cauto e uno che vuole essere proprio paranoico al massimo. L'approccio cambierebbe o è sempre la stessa macchina? È sempre qualcosa comunque di simile? È quasi tutto uguale, cioè, mi spiego. C'è diciamo la persona che vuole una sicurezza bassa, quella media e quella avanzata. Se viene da me vuole una sicurezza paranoica, quindi è proprio un approccio diverso. Poi ci sono dei moduli che puoi aggiungere a posteriori di protezioni lato software, che hanno ovviamente anche un costo diverso, ma che puoi mettere su. Però il pacchetto base è lo stesso per quello che vorrebbe un po' di protezione e quello che è plurimilionario e vuole proteggere non so quanti bitcoin. Quindi da me escono solo, cioè il segmento è lì per capirci, non l'altro. Poi ci sono anche i costi che fanno da filtro, perché non costa 200 euro come un hardware wallet, 100 euro sono costi più importanti. Insomma, se non hai anche un controvalore in euro importante, non ne vale la pena. No. Cioè, io comunque consiglio di tenere Bitcoin su hardware wallet fino a 50, 70, 80 mila euro, ecco, non di più. Se vogliamo fare, cioè, se hai delle somme più alte, la hardware wallet diventa una vulnerabilità nella catena di custodia e dovreste avere un altro approccio. Ovviamente poi lì bisogna anche ragionare a seconda delle percentuali del patrimonio di un utente, eh? Cioè quello che può essere significativo per uno. È una barriera, è un filtro, cioè, non è che i costi sono esorbitanti, però qualche K ti costa un'implementazione base del mio notebook, per capirci, per dare anche una notizia che ci sta ascoltando. Quindi, sì, per dare un range.
Qualche K, qualche K. 3-5, a seconda, esatto. Quindi non è una cosa folle, però investire 3 o 4 K ha senso se hai una cifra importante. Se ne hai un po', se no... Se hai 6 K in totale... Capisci bene che il 50% che lo puoi anche fare, nel senso, però... non è che io devo venderti a tutti i costi questa soluzione, è un ragionamento di rischio-beneficio. Parliamo un attimo di formazione. Ci puoi dare delle indicazioni generali su cosa uno non dovrebbe mai fare per la sicurezza online? Perché poi la sicurezza online è propedeutica alla sicurezza degli asset, no? Cioè tanti errori nascono proprio sul comportamento che uno ha quando si muove su internet. E poi da lì si accatena, si trascina sulle cripto, no? Sì, corretto. Beh, come tu stavi accennando prima, innanzitutto cliccare su mail o link che non sai cosa sono o che tu non ti aspettavi. Aspetta. Facciamo una sorta di classifica, così proviamo i sette consigli di Davide Baraldi per la sicurezza online. Poi ce ne sarebbero di più, però ci teniamo su 7. 1. Ci proviamo allora. Ci proviamo, vai. Allora, non cliccare in giro a caso su mail, link o quant'altro che non sai cosa sono o che tu non ti aspettavi. Poi, okay. La questione siti, controllare sempre o salvarsi nei preferiti il sito se sai che è legittimo, che funziona, non cercarlo su Google e non cliccare sulle sponsorizzate perché quelli sono vettori di attacco. Ok, quindi tu dici se tu devi andare su un sito internet, questo probabilmente si applica di più a chi fa DeFi e compagnia bella? Sì, anche non solo, comunque, anche se vuoi andare su siti internet. I più scammati sono chi ha fatto DeFi, ma perché ci sono più rischi rispetto a... Sì. E quindi quello che dici tu, non ti cercare il sito su Google, non ti fai la ricerca su Google perché i siti che potresti trovare, soprattutto se le sponsorizzate di Google, sono magari siti fatti apposta, sponsorizzazioni fatte apposta per attirarti su un sito che è identico a quello che stai cercando, però non è il sito genuino, è un sito fatto apposta per poi incastrarti. Bravissimo, dove magari ti scarichi un wallet che sembra uguale ma non lo è, e poi ti svenono di tutto. Esatto, quindi tutti i tipi di siti, anche siti per scaricare wallet, siti di qualsiasi cosa, insomma bisogna un attimino trovare i modi per avere anche gli IRL. Electron, se vai a scaricare Electron per Bitcoin, anche lì controlla sempre il sito, controlla il certificato, controlla che sia in HTTPS, che ci sia il lucchetto, nel senso ci sono un po' di verifiche da fare, che bisognerebbe dedicargli un video dedicato in modo che anche chi non ha le basi magari lo aiutiamo, però ci sono anche qui un po' di accortezza, ecco. Ok. Questo è un altro consiglio. Poi il terzo per l'online è utilizzare, al di là del sistema operativo, software open source, che è sicuramente più sicuro di altre tipologie di software. E quattro, direi controllare il software, ma controllare intendo con le firme, verificare che il software sia legittimo. Ok. Che non è una cosa scontata, però in esagero mezz'ora, secondo me un utente base può imparare a verificarsi il software. Sì, e poi una volta che impari è praticamente sempre la stessa procedura. Sì, i comandi sono quelli, quindi... tu vai sul sito giusto, ti scarichi il wallet, ma anche lì potresti scaricare dal sito giusto un wallet malware che magari è stato sostituito e gli sviluppatori non se ne sono... chi gestisce il sito non se ne è accorto, ed è il motivo per cui tu, quando scarichi un software, se vuoi fare le cose come si deve, dovresti anche verificare che hai scaricato il software che gli sviluppatori hanno sviluppato. Esatto, sì, che hanno firmato loro, quindi sai che è autentico. Poi VPN, che sono fondamentali, soprattutto per il data leak o per le ricerche lato DNS, quindi una VPN è importante. E qua c'è un consiglio del consiglio: non usate le VPN gratuite perché vendono i vostri dati, perché non sono sicure, quindi buttate via 50 euro e fatevi una VPN. Suggerimenti fare anche... VPN Mulvad? Suggeriamo, sì, Mulvad? Vai con Mulvad, senza pensarci Mulvad, troppo, via Mulvad. I VPN, che mi sembra che sia nello stretto di Gibilterra, adesso non ricordo, comunque io consiglio queste due perché sono open source, lato cloud, cioè, quindi quello che vi installate, lo dico in modo vago, quello che vi installate nel computer
è stato revisionato, verificato perché è open, hanno un bel po' di server, utilizzano alcuni protocolli crittografici come WireGuard piuttosto che OpenVPN, sono molto buone, vanno bene, hanno un bel po' di server e, cosa importante, sono andato ad analizzarmi la legislatura di questi due paesi, nonché tutte le richieste da parte dell'autorità per avere accesso ai dati, e quasi tutte sono state negate. Quindi si stanno comportando molto bene anche sul fronte del fornire i dati al loro padrone, che stanno combattendo bene questa cosa. Un altro consiglio un po' più drastico è quello di utilizzare sistemi operativi Linux o VSD, come dicevamo prima, non Microsoft, Windows e Apple. Bravissimo, quindi usare VSD o Linux, perché aumenta in modo esponenziale la vostra sicurezza, proprio vi toglie da un sacco di problemi di malware. Ok, e l'ultimo consiglio, numero 7, che è anche un must di questa puntata, la formazione, direi. La formazione direi che è imprescindibile. Purtroppo questo è un mondo in cui bisogna formarsi di continuo, non si può dare niente per scontato. Tu sei la sicurezza di te stesso e dei tuoi asset, quindi sei obbligato a formarti, altrimenti purtroppo dopo ne pagare le spese. Prima o poi ti attaccano sicuro, ma prima o poi rischi anche proprio che tu perdi fondi perché gli attacchi vanno buon fine. Sì, sì. Prima di chiudere c'è una domanda di rito che io pongo a tutti gli intervistati e ovviamente la pongo anche a te. Qual è quel singolo aspetto di Bitcoin, la singola proprietà, vedilo come vuoi, quindi quel singolo aspetto di Bitcoin che per te è il più significativo, quello che per te è il più, quello che ti piace di più, diciamo. Che i Bitcoin possono essere miei e di nessun altro. Quindi, cosa voglio dire? Non è come l'oro che te lo possono trovare, sequestrare un volume. I Bitcoin, se è stato generato tutto nel modo corretto, me li porto nella tomba e nessuno può violare la cifratura né di Bitcoin né di altro. Quindi il fatto che è l'unica cosa su questo pianeta che può essere davvero tua e di nessun altro, se tu lo vuoi. Ok, la, diciamo, sovranità, controllo massimo sulla tua ricchezza. Ma questa sovranità, non mi sorprende che mi hai dato questa risposta, richiede responsabilità, no? Perché uno, nel momento in cui vuole porsi in quel, vuole seguire questa possibilità, allora deve prendersi la responsabilità di capire come farlo. Perché non è un potere che cade dall'alto. No, esatto. Infatti hai detto una cosa verissima. Serve tempo, studio, formazione, poi si può arrivare a un livello molto alto. Ok. Allora, Davide, io intanto ti ringrazio per il tuo tempo e ti chiederei chi ti vuole trovare, dove ti può trovare. Abbiamo detto su Terra Bitcoin. Su Terra Bitcoin non trovate solo Davide a parlare di cybersicurezza, ma ci sono tante altre tematiche interessanti, investimenti di tutti i tipi, ricerca di libertà. A me piace pensarla così, ricerca di libertà è il motivo per cui io sono nel club, uno dei motivi per cui sono nel club è proprio questo, perché c'è questa attitudine che è difficile da trovare altrove. Quindi su Terra Bitcoin ti possiamo trovare. Bene. In alternativa? Sul mio sito crypto.com, scritto con l'1 e con lo 0, ovviamente, come vedete dietro di me. Poi ovviamente sono su Telegram, ma sono anche su YouTube, ho un canale dove ogni tanto butto fuori consigli, quantomeno cerco di dispensarli. Perfetto, tra l'altro vedo che ti sei frizzato, quindi questo è proprio un segnale dall'alto. Sì, il tempo è finito ormai. E il tempo è finito. Quindi niente, Davide, io ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a te per l'invito e un saluto a chi ti segue e ci vediamo presto.